Ciao Clara, ma come ciao, stai? Ciao. Oh, ma ti vedo un po'. Mi vedi come, eh? Ho un appuntamento fra 10 minuti, 300 pagine di filosofia da leggere e non dormo da 3 giorni. Vabbè, allora. E devo anche trovare il tempo per farmi la doccia. Beh, questo te l'avrei potuto dire anch'io. Sembra proprio che hai troppe cose da fare con solo 24 ore al giorno. E te, non avevo un componimento da fare ieri sera. Una mia amica mi ha detto che ti ha visto alle 4 di mattino a Clemons. Ma come fai di essere così tranquillo, sveglio e incredibilmente bello? Eh beh, veramente non dovrei dirtelo, ma è un piccolo segreto. Non ho tempo per queste stupidaggini, dai, dimmi il tuo segreto. Va bene, va bene. Molti anni fa ho conosciuto una zingara nel famosissimo bosco della Transilvania, sotto una luna piena a mezzanotte, che mi regalò un oggetto magico, fantastico, forse anche spaventoso. Mi hanno detto che si usava per rituali tribali. Io, invece, lo uso ogni giorno per aiutarmi a risolvere tutti i miei problemi quotidiani. Cos'è questo oggetto? Dimmi. Dai, che devo andare al mio appuntamento. Ah, ma non ce la farai mai ad andarci in tempo al tuo appuntamento. Va bene, guarda, ti voglio aiutare, ma solo questa volta, ok? Eh? Come? Ho già finito col mio appuntamento! Ah, sì, eh? Aspetta. Pronto? Sì? Mi hanno chiamato per congratularmi. Dai, Chris, devi darmi il tuo oggetto. No, non lo so, è mio. Non potrei mai separarmene. No, è mio questo oggetto magico, è tutto mio, sì, è mio, tutto mio. Ma come? Ma qui si vedono solo alberi! Dov'è il mio caffè? Ma porca! Vediamo come funziona questo oggetto. Eccomi! Quanto sporca è la mia stanza! That was easy. Bene, bene. Devo ancora studiare filosofia. Vediamo. Buono. Se solo non avessi detto niente a Clara, sarei ancora al mio bar a bere il mio caffè. Povero Chris, chissà dov'è e non si è neanche portato il suo caffè. Ah, vediamo. That was easy. Ah,
Divertente, Clara, sì, molto divertente. Il mio caffè, quanto sei gentile. Adesso ti vengo a prendere. Spero che lì sia arrivato. Devo farmi una doccia. È un appuntamento con un bel ragazzo alle 7. Devo trovare cosa indossare. Ah, non ho voglia. Vediamo. Questo bottone non lo lascerò mai. Appena la trovo, quella disgraziata. Mamma mia. Apri la porta, Clara! Ridammi il mio bottone! Mai! Trapped in the incomprehensible maze.